Saggi sono coloro che conoscono il sé divino, l'Atma. Essi distinguono tra quello e questo, Tat e Tvam, l'assoluto e il relativo, l'universale e il particolare. Ossia ciò che è falsamente concepito come separato dall'universale. Quando sperimenta la verità che è in lui, l'assoluto Atma, l'uomo è dotato della beatitudine suprema. È un vero spreco che studi profondamente montagne di testi spirituali senza avere esperienza dell'Ananda o guadagnare fama come studioso profondo. Solo l'uomo ha la capacità di comprendere il mondo fenomenale che lo circonda. Egli sa cogliere le vie, le ostilità del mondo. È in grado di approfondire la sua evoluzione e involuzione, la contrazione e l'espansione. Pertanto deve dargli solo un valore relativo e seguire come suo unico obiettivo la ricerca dell'Atma, il raggiungimento dell'Atma. La ricerca deve essere compiuta attraverso una sadhana costante e coerente. Il potenziale spirituale illimitato è racchiuso in ogni essere. L'uomo si esprime come suprema saggezza. Egli non è un fascio di carne, ha in lui una fonte inesauribile di Ananda, beatitudine divina. Una persona non è solo il suo corpo con gli arti e altri meccanismi. L'Atma è la persona divina, l'anima è la personalità. E la persona realizza l'Ananda, la beatitudine, solo quando conosce l'Atma. Questo risultato non può essere raggiunto attraverso la ricchezza o il raggiungimento di qualche carica, di borsa di studio, status, fama o con la forza. L'uomo, scartando questa perenne Ananda, immagina che i piaceri sensuali siano l'Ananda e trascorre la sua vita a inseguire questi piaceri infruttuosi. Vaga nelle giungle spinose e nelle sabbie del deserto. Si umilia, gattona e si fa piccolo chiedendo favori a tutti quanti. Questa è la conseguenza di una ignoranza che acceca. L'uomo deve morire trionfante sulla morte. L'uomo è dotato di un biglietto di andata e ritorno quando nasce. Tenendolo in mano, guadagna e trascorre, sale, scende, canta e balla, piange, dimenticando la fine del viaggio. Ma anche se dimentica, il carro della vita si sposta e si avvicina verso il cimitero che rappresenta il capolinea. Egli non porta alcuna gloria con sé e l'uomo è impotente, legato alla ruota della nascita e della morte. La sua gloria e grandezza consiste nel districarsi da quella ruota girevole. Prima che la morte spezzi la vita e lo spinga a un'altra nascita, deve imparare il mistero dell'Atma attraverso la sadhana. Quando arriva la morte, bisogna essere lieti di incontrarla, dato che dovrebbe essere l'ultima volta e non dovrebbe esserci più nascita per noi. L'uomo quando nasce piange, ma non dovrebbe piangere quando muore. Deve morire trionfante sulla morte.
altrimenti vive solo per consumare tonnellate di cibo ed essere un peso sulla terra. Cercate di sfuggire al dolore, ma esso è inevitabile. La vita è come un sogno, nel sogno si prova gioia e dolore, ma quando ci si rende conto che entrambi, gioia e dolore, sono irreali, quando vi svegliate nella coscienza dell'Atma, non proverete più il brivido della gioia o lo sconforto del dolore, non avrete più paure e ansie, paura della morte o ansia per il futuro. La mente è l'architetto del vostro progresso o del vostro declino. Per gli sciocchi, la mente è come un dinosauro formidabile. Per gli intelligenti, la mente è un angelo. Una mente allenata è lacerata dalla paura. Una mente puramente elevata è placida e agitata, come quella di un saggio, come quella di un saggio senza tetto. I Veda insegnano come purificare la mente e renderla uno strumento utile. I Pandit devono essere essi stessi persone che brillano, devono ispirare. Nulla è senza causa nell'universo. Ogni essere, ogni oggetto, ogni avvenimento è causato da una forza primordiale. La causa primordiale, la sua direzione o guida, gli shastra, scienze spirituali, desiderano fortemente la scoperta di quel principio invisibile. Attraverso lo shastra è stato ignorato e messo da parte per pura ignoranza e perversione. L'uomo si sta fuorviando nella convinzione che le sue fantasie siano vere, giuste e benefiche. L'uomo ha gettato la sua umanità nel cratere della crudeltà, dimenticando i suoi interessi migliori, sotto l'influenza dell'odio, dell'invidia, della presunzione del potere. Ha gettato via la distesa della sua cultura. Di conseguenza, la pace nel cuore dell'uomo se n'è andata. I pandit e gli studiosi che si sono riuniti oggi sotto gli auspici del Prashanti Vidvan Mahasabha devono promuovere e rimanere in piedi come pionieri ed esempi per il compito di rendere le persone consapevoli della grandezza del Sanatana Dharma e dei Veda e degli Shastra in cui è custodito il Dharma, giustizia. Essi devono insegnare alla gente il principio dell'Atma. E loro stessi brillano come ispiratori attraverso la propria pratica e a ciò che insegnano. Essi sono immersi in Sat Chit Ananda, pura felicità nella totale consapevolezza della realtà suprema. Devono comunicare agli altri quella gioia e quella saggezza. Piantate in ogni cuore il seme della verità. Vi benedico affinché riusciate a condurre gli uomini verso quella beatitudine di pienezza e compimento.